Uno spranzo di sole tra un temporale e l'altro ha salutato la ripresa delle attività dell'Uni3 di Lodi. L'avvio dell'anno accademico è stato affidato ad una conferenza spettacolo ideata da Andrea Migliorini, medico ed artista. Sul palco, allestito all'interno del circolo Archinti di Viale Pavia, ha dato rilievo alle buone prassi che ci hanno permesso di ridurre al minimo gli effetti del Covid-19. Grandi e vaccinati, questo è il titolo di una performance che ha consentito di far comprendere a tutti gli atteggiamenti da tenere per evitare altri rischi con i contagi virali. Ora l'anno accademico può entrare nel vivo con le tre conferenze settimanali ormai abituali, ma c'è un tema che unisce tutto il percorso? Sì, certamente. Il tema di fondo è il potere della parola. Infatti è il sottotitolo di quello che è il titolo vero e proprio, hanno detto, hanno detto. Hanno detto nel senso che all'interno di tutta la storia si ripercorre un po' alcune citazioni, alcune frasi che poi vengono sviluppate secondo i vari interessi e competenze di quelli che sono i relatori, quindi da un punto di vista storico, letterario, artistico, però ci sarà anche parecchio sulla situazione attuale, cioè su questa pandemia, dalla quale con tanta volontà stiamo cercando di uscire, ma che per alcuni versi ci prende ancora. Quali gli appuntamenti da non perdere? E beh, ce ne sono tanti, qui il rischio è quello di citarne qualcuno e quindi trascurando gli altri, che è anche un po' indelicato. Vediamo di citare magari quelli proprio che vengono anche da fuori. Beh, primo il professor Garattini, che è un nostro socio onorario, che è il presidente onorario dell'Istituto Mario Negri di Milano, un farmacologo di importanza, di rilevanza mondiale. Poi abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Vescovo che tutti gli anni ci onora della sua presenza e Giuseppe Mazza, un comunicatore anche qui di spessore internazionale, Stefano Caserini che è il nostro di casa ma che è un grande esperto sul cambiamento climatico, Alfio Quarteroni, che è un docente matematico, ma non vorrei aver dimenticato tutto il resto, non vorrei aver dimenticato. Oggi sono stati molti gli studenti a partecipare. Ci sono tanti soci perché c'è questo inizio, questo prologo. Un po' particolare perché oggi la parola sarà data non alla parola ma alla rappresentazione teatrale, sarà data la rappresentazione teatrale. Quindi rappresenta proprio un prologo importante. Fortunatamente c'è questo anche spazio di bel tempo nel maltempo di questi giorni e per cui approfittiamo di questa bella sede esterna, di questa AIA, che non prevede neanche tutta una serie di accorgimenti per quanto riguarda il Covid.